È partita questa mattina da Nuoro l'ottava e penultima tappa del Giro Donne, la più prestigiosa competizione ciclistica a tappe italiana, che conclude in Sardegna la sua 34esima edizione. 24 squadre provenienti da tutto il mondo, tra cui diversi team del World Tour, per le 168 atlete. Partenza alle 11.35 dalla Chiesa della Solitudine, luogo legato a doppio filo a una grande figura femminile, Grazia Deledda, per un percorso di 125,7 km che si conclude dopo circa 4 ore di pedalata a Sassari. Un imponente servizio di sicurezza in città ha accompagnato il corteo delle vetture di gara e delle cicliste che hanno percorso via della Solitudine, via Ballero, via Trieste e poi via Biscollai fino a via della Resistenza, per poi prendere, dopo via Badue Carros e viale Murichessa, la statale 129 in direzione Macomer. Una frazione è quella di oggi particolarmente impegnativa perché non prevede tratti pianeggianti, culminando nella leggera salita che porterà le atlete all'arrivo a Sassari. A guidare la classifica fino ad ora la maglia rosa della campionessa del mondo in carica Annemiek van Vleuten del team Movistar, che tra oggi e domani, giorno dell'ultima tappa da Sassari a Olbia, vorrà portare a casa il suo quarto Giro d'Italia.